Salve a tutti, vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Quattro Governi. Dopo che Matteo ha fatto cadere il governo di Giuseppe, quest'ultimo, indispettito dal comportamento dell'ormai ex amico, ha deciso di abbandonarlo, attaccandolo duramente in presenza di tutti gli amici di Luigi e Nicola. Il buon Sergio, nel mentre, nel tentativo di placare gli animi, chiede a Luigi e Nicola di mettersi d'accordo in modo da creare un nuovo governo, conscio tuttavia del fatto che non scorre buon sangue tra i due. Passano giorni di duri battibecchi fra gli amici di Nicola e Luigi, in particolare quest'ultimo vuole a tutti i costi che Giuseppe rimanga a capo del nuovo governo. Sergio gli intima di fare presto e alla fine Giuseppe, Luigi e Nicola riescono a trovare un accordo grazie agli indiretti aiuti di Matteo. Sì, ma non di questo, Matteo. Nel frattempo, questo Matteo è molto triste, si sente tradito e offeso nonostante sia stato lui ad aver creato la rottura con Luigi e Giuseppe inizialmente. Ormai le cose sembrano fatte, Giuseppe guiderà il nuovo governo, supportato dal vecchio amico Luigi e dal nuovo conoscente Nicola. Tuttavia, quando tutto sembra ormai concluso, Luigi annuncia che prima di qualsiasi decisione finale vuole consultare il suo amico Rousseau per un'opinione definitiva. Nulla è ancora deciso, perché manca il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare la situazione. Sergio prende molto male questa uscita di Luigi. Ridurrò in briciole questo universo sino all'ultimo atomo. Come andrà a finire? Lo scoprirete nella prossima puntata di Quattro Governi.